Vi ringrazio innanzitutto per la presenza oggi. Io dico sempre che i colleghi votano in base al programma. È vero che abbiamo ottimi rapporti, abbiamo buoni rapporti di amicizia con tutti, ma il programma è essenziale perché il programma poi ci consentirà di vedere attuate quelle che sono le iniziative che provengono dalla base dell'avvocatura. Voi sapete che io sono stata candidata alle elezioni del 2015 e sono stata la prima degli eletti. Ci sono momenti che fa male ricordare, ma ci sono spiegazioni che al foro vanno date. In quel momento io chiesi dopo le elezioni l'acclamazione al gruppo, ai 21 consiglieri seduti con me. Il consiglio non volle indicarmi, votarmi quale presidente. È opportuno chiarire perché molti colleghi mi hanno chiesto: tu non lo hai chiesto? No, io l'ho chiesto nel rispetto della volontà dell'avvocatura, perché ritengo, e molti colleghi consiglieri con me lo ritenevano, che la volontà dell'avvocatura fosse sovrana. L'ho chiesto in virtù anche di un percorso di politica forense, perché la politica forense è qualcosa che vivi con passione e che costruisci giorno dopo giorno, e lo fai a prescindere dalla candidatura, lo fai perché ci credi. L'ho fatto in un consiglio dell'ordine che aveva necessità di avere una rappresentanza all'esterno. Quando il mio COA mi delegava, pur non essendo io il presidente del consiglio dell'ordine né il vicepresidente, ritenni di dover assumere una responsabilità, perché ai congressi nazionali l'avvocatura sammaritana doveva essere rappresentata. Lo feci nel 2012, nel 2013, l'ho fatto nelle varie commissioni di manutenzione, l'ho fatto quando il nostro tribunale ha perso le sezioni distaccate. E abbiamo perso dei pezzi, come perdere dei pezzi di noi stessi. L'ho fatto all'Unione Regionale, alle riunioni degli ordini del distretto. È il senso di responsabilità quello che deve prevalere in un avvocato e in un consigliere dell'ordine. E in quel momento io ho reputato giusto rappresentare il consiglio. Ed è per questo che io chiesi, il 5 marzo del 2015, di essere acclamata presidente. Oggi abbiamo presentato lista e programma, e credo che se gli avvocati ci daranno e confermeranno la fiducia che hanno dimostrato questa sera presenziando qui, sbancheremo. A te un merito particolare, quello della scelta della location, che è veramente meravigliosa, il vero Palazzo San Carlo di Santa Maria Capua. Per la verità io conosco Rino da qualche anno e la denominazione Palazzo San Carlo per il gemellaggio con il Teatro San Carlo risale ad un po' di tempo fa. Certo, so che l'amministrazione comunale ha denominato alla stessa maniera anche la presidenza del Tribunale dopo aver fatto evidentemente delle ricerche storiche. Forse io avrei optato per un altro nome sempre in virtù di altre ricerche storiche, ecco, questo lo avrei fatto. È il dato che ci contraddistingue, Pasquale, sicuramente. Penso che siamo una squadra affiatata, accomunata da un unico intento di fare un qualcosa di positivo per l'avvocatura. Ci crediamo fortemente. Stasera abbiamo avuto un forte riscontro alla presentazione ufficiale della nostra lista e l'affetto che ci è stato dato e il clima che stiamo vivendo ci rende ancora più energici e con tanta voglia di fare. Io sono veramente soddisfatto per questa manifestazione, che è fondamentalmente una manifestazione di stima e di affetto da parte di tanti amici, perché oltre a tanti colleghi, veramente gli amici che sono venuti da tutte le parti per dare impulso a questa serata di inaugurazione di questo gruppo che è Dignità Forense, con tutti gli amici che oggi si candidano ufficialmente a questa manifestazione elettorale fine gennaio prossimo. Nutrita la partecipazione questa sera, ve l'aspettavate, Gianmarco? Veramente sala gremita in ogni ordine di posto. Ti dico sì, l'entusiasmo e il calore, la benevolenza che ci hanno dimostrato i colleghi finora è per me è stata una cosa indescrivibile. Ti dico solo che all'incontro di Caserta io mi ero seduto davanti e la sala era abbastanza piena. Quando poi mi sono alzato a fine incontro e ho visto i colleghi fino fuori la strada, guarda, si carica. No, io non ci ho dormito la notte, ti dico che io erano le 2, stavo nel letto che mi giravo, ma mi faceva, ma uofani. E guarda, per me è una cosa, ti ricarica, sì, perché tu hai l'energia che viene trasfusa da parte dei tuoi amici, dei colleghi. Hai detto bene, questo era l'altro aspetto che volevo sottolineare, siete tutti amici, la parte più bella. Stiamo incontrando, è emozionante. E la parte più bella è questa proprio del brindisi.
Brindisi, hai la cornice meravigliosa. Complimenti all'architetto qua. In bocca al lupo. Decana ormai dell'ordine degli avvocati, Patrizia Manna, un clima veramente meraviglioso, grande amicizia, grande partecipazione in una location stupenda, meglio non potevate scegliere. Grazie, noi siamo fieri di aver avuto questo riscontro così positivo da parte dei colleghi, perché evidentemente il segnale è quello giusto, quello che abbiamo lanciato, ovvero quella della nostra unità di gruppo, perché siamo un gruppo coeso. Il fatto di aver proposto ancora una volta questa nostra dignità all'esterno, come si suol dire, perché abbiamo fatto un atto di forza, anche forse contro quelli che erano stati i nostri stessi amici, che ci avevano anche accusato di essere venuto meno al mandato elettorale, ma noi proprio per non venir meno a quel mandato elettorale ci siamo dimessi. E quindi adesso siamo fieri di avere questo riscontro, perché siamo ritornati tra gli avvocati e speriamo che gli avvocati ci premiano di questa cosa. Bocca al lupo. Grazie Pasquale, grazie.